Bene, bene, bene. Allora, domanda di quest'oggi, o meglio, dilemma. Come piacere di più a un uomo? Quindi, che cosa che puoi fare per diventare più attraente agli occhi di un uomo? Allora, questa è una domanda sempre ricevuta su Instagram, ovviamente non faccio i nomi per privacy. E la domanda recita: ciao, scusa per l'intromissione, ma vedo spesso i tuoi video su TikTok e già qua ti ringrazio. Ci ritrovo davvero utile, ti vorrei chiedere un breve consiglio per una situazione. Vado a letto con questo ragazzo, con il quale da tempo c'erano stati sguardi, ammiccamenti, roba. Solo in serata non ci siamo mai scritti niente. Dopo ci scriviamo, avevo lasciato una cosa da lui, lo contatto, iniziamo a parlare a intermittenza, continuiamo anche 2 giorni. Dopo però mi commenta una storia, continuiamo a parlare e sparisce. Quindi sono passati 5 giorni, dice. E non so se si tratta di timidezza o tranquillità. È una persona che non usa molto i social e che non ci sa fare tanto, quindi lui è sparito. Oppure semplicemente non gli interesso. Vorrei chiederti, quindi questa è la domanda, cioè come faccio a fargli scattare l'interesse dato che, brutto da dire, abbiamo parlato davvero poche volte, se dovrei, qui sarebbe se dovessi, però vabbè, io lo leggo come è scritto, o meno contattarlo. Contando che non saprei nemmeno che pretesto utilizzare, grazie, scusa del pippone. Vabbè, praticamente ci sta chiedendo come fa a fargli scattare interesse la domanda e come piacere quindi di più ad un uomo. Il problema che io sottolineo spesso è che molte persone, uomini ma anche donne, insomma tutti, non capiscono e che appunto forse nemmeno conoscono è proprio quello della chat, cioè questo problema della chat. Voi state sempre con la chat, sempre in chat, sempre nel messaggio. Teoricamente, specie all'inizio, questa cazzo di chat e tutte le chiacchierate che fai via messaggi, eccetera, dovrebbe essere limitate perché finiscono per distruggere quell'idea di mistero che l'altra persona si deve fare idee, cioè la chat sconfessa il mistero, cioè la chat distrugge l'attrazione a volte, se non per la gran parte delle volte, perché tanto la usate male, state sempre lì che vi contattate spesso, parlate spesso. Ecco perché quando io leggo nella domanda parlare più e del meno, capisco che qui lui potrebbe essersi adagiato un po' sugli allori, quindi magari la risposta al tuo dilemma è semplice, non è così complessa, cioè se un uomo non ti cerca dopo che siete stati insieme o sparisce è perché ci sono 2 opzioni. Uno, non gli piace abbastanza. Due, altre donne in lista, in target, che è quello che farei io, che farebbero tutti gli uomini. Certo, magari io adesso, dopo le esperienze che ho fatto, te lo direi in faccia, però anche io ho fatto queste cazzate. Cioè, l'hanno fatte tutti. Quindi, come fai a piacere però di più a un uomo? Quindi come fai a fargli scattare questo maledetto interesse? Devi aumentare il valore che percepisci di te, perché tu, se sai che per esempio l'acqua c'è sempre, il valore che dai all'acqua è basso. Ma se domani ti dicono guarda che dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera finisce l'acqua, tu incominci a accumulare acqua, incominci a pensare all'acqua e ti preoccupi dell'acqua. Il principio è lo stesso. Quindi per fare questo, per aumentare il valore, cosa devi fare? Devi ridurre le conversazioni, cioè devi togliere, basta togliere, less is more, dicevano, no? Ok, meno è di più, quindi togliere, 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 ridurre conversazioni e messaggi, accennare una possibile uscita insieme e poi usare l'arma del no contact per generare ancora più scarsità. Inoltre ti sconsiglierei di concederti ogni volta quando sei con lui perché piuttosto gliela dovresti far quasi sudare, cioè è brutto da dire, però dovrebbe essere lui a investire nella tua persona, portandoti, che ne so, a cena fuori, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè concedersi a metà può far sì che l'attrazione aumenti ancora, può far sì che nella volta seguente ci sia ancora più attrazione, ti puoi concedere la volta seguente completamente, riducendo così la chance che gli uomini scappino, perché la percezione che avranno di te sarà di una persona di molto più valore e spessore. Lo so che è brutto da dire, però il comportamento determina la percezione di un'altra persona. Quindi quello che puoi fare è questo, puoi provare a ricontattarlo, se ti commenta qualche altra storia o cose simili, puoi usare la chat, no? Voi potete usare tutte quante, questa è
una domanda io rispondo, però, alla quale io rispondo, però voi potete prendere spunto da queste cose. Usare la chat per accennare sempre all'uscita insieme. Ah sì, se c'è questo ristorante, piacerebbe andarci, ci dovremmo andare. Non è che dici quando ci sei che ci andiamo, dici ah, ci dovremmo andare. Poi se lui vedi che abbocca, ah sì, andiamoci, è bello, ma sì, vabbè, dai, quando ci sei tu? Ok, è diverso. Puoi anche dirgli che sei libera, ok, senza specificare i giorni. E vedi che cosa fa, quindi vedi se ti invita o non ti invita a uscire con lui, no? Come ti ho appena detto. Se non lo fa e devia, sviando, procedi con no contact. Se torna indietro, ripeti il processo. Ma quando vai in no contact, potresti trovare anche un'altra persona. Cioè, quando vai in no contact, teoricamente lo dovresti depennare. Quindi ecco come fai a piacere di più ad un uomo. Ti rendi meno disponibile sulla linea guida generale di tutto quello che sono le relazioni sociali tra uomo e donna, in tanti ambiti, in quasi tutti gli ambiti.